Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Per voi oggi c'è un episodio abbastanza scioccante di questo ragazzo che ha la fortuna di poter raccontare questa storia. Ha avuto un infarto a 20 anni. I'm 20 years old. I just had a heart attack from gear. I've been abusing PEDs for the past 5 years. SARMs, human growth hormone, everything you can possibly imagine. Cioè, ti sei reso conto di quello che ha appena detto? Lui ha 20 anni e ha iniziato a prendere gli steroidi 5 anni fa. A 15 anni, ragazzi, questo è iniziato a 15 anni. Cioè, è scioccante come cosa, eh? È veramente scioccante. Raga, io continuerò a dirlo, per me i social media stanno e hanno rovinato la vita a tantissime persone. Al fine video darò la mia opinione. Comunque, continuiamo ad ascoltare la storia di questo ragazzo. Ormoni della crescita, steroidi, SARMs, tutto questo all'età di 15 anni. And to look the way I wanted to look, to be as big as the other guys, I pushed gear and I pushed food and I was not truly paying attention to my health. I was a mass monster at one point. Il problema è sempre uno, raga. Non si fa mai attenzione alla propria salute. Quando si è giovani pensiamo tutti di essere immortali. Sì, letteralmente immortali. Ma tanto non mi succederà niente a me, sono giovane ancora, posso fare tantissime cose. Raga, il problema è sempre quello. A noi importa della salute solamente quando se ne va e basta. And now I suffer the consequences from abusing PEDs. This won't happen to everybody. But I hope you can please, and I mean please, go get blood work done and please don't abuse this shit. It's serious. And like I said before, I'm the age 20 and I just got a heart attack for so long. And with hardly any rest breaks. So all you can... senza aver mai fatto pause. Questo qua in poche parole stava 5 anni sotto steroidi per 5 anni di vita. Out there who are taking PEDs, please reconsider your health. Go talk with your doctor. Get blood work done. Take lower doses. Do anything you possibly can in order to reduce the risk of getting a heart attack or suffering other diseases. Allora, qui ha mandato un messaggio giusto. Ragazzi, io sto facendo questi video per mandare lì fuori la giusta informazione. Se, ecco, uno di delle tante persone che guardano questo video ormai, ecco, fa utilizzo di steroidi, io non sono nessuno. Cioè, io non posso farti cambiare idea. Io faccio questo video, poi sta a te dire, ok, voglio un attimo rivedere un po' la situazione, ma è meglio continuare o la finisco con sta merda. Se tu decidi di continuare, per favore, fai il possibile per ridurre i rischi. Vai a fare tutti i controlli necessari. About a month and a half post-op of my heart attack. Things have been very different for me. A whole lifestyle change. You know, not taking PEDs anymore. Never will take PEDs anymore. And I've been help educating other people to stay away from PEDs in general. But besides that, my health has actually been very, very good. Right now my heart's recovering and I should make a full recovery, hopefully within the next year. But because I'm off PEDs, there's a big change in my physique. This is me. Currently at 220 pounds post-op. I have not hit the gym besides one time since. Right now I'm weighing around 220. Before I was 260. Allora, questo è il suo fisico attuale a 100 kg e lui, adesso ecco, questa qui è una foto di lui quando ne pesava a 118. Buona qualità muscolare per avere 20 anni, era molto grosso, caspita, 118 kg. E questo è il cambiamento drastico che c'è stato dopo, ecco, questo suo infarto. So, I did lose a lot of weight and my clothes are falling off. And I will admit it is hard to look at my physique now just because of my body dysmorphia. Dismorfismo corporeo, ovvio. Due mesi fa stavi a 118 kg, tutto muscoloso, due mesi dopo ti ritrovi con totalmente un altro fisico. Due mesi prima ricevi complimenti a destra e a sinistra, la gente ti guardava come una bestia, e adesso la gente ti guarda come una persona, tra virgolette, normale. Comunque 100 kg sono tanti. Ovviamente farà anche il suo impatto a livello mentale questa cosa. But I will get back in the gym. Even though I'm not touching anything anymore, I am determined to get back to not where I was because I never will be able to, but get back to a point where I will be happy about it. The other thing too is I have to wear this defibrillator. This will make sure that if my heart ever stops, I will come back to life. And I'm on a lot of medication. Raga, questa è la storia di questo ragazzo, praticamente è successa qualche giorno fa e fortunatamente
ha la fortuna di poterlo raccontare. Come ho detto all'inizio video, cioè per me i social media comunque hanno rovinato veramente la vita a tantissime persone, a tantissimi giovani soprattutto. Raga, mi dovete fare questo favore. Voi quando, ecco, trovate questi modelli alla cui aspirate, volete diventare come loro, eccetera, eccetera, per favore, no, non fatelo in questo modo, non cercate di diventare come loro, ok? Per il semplice motivo che quando vedete una foto di queste persone, dovete sempre ricordarvi, sono foto fatte sotto delle ottime luci, sotto un buon pump, sempre nella miglior condizione che si trovano, d'accordo? E voi volete essere così come quella foto che vedete H24, mentre la realtà dei fatti è che è impossibile. E prima ve lo mettete in testa e prima vivrete meglio. Raga, qui la sfida è solamente contro la persona che guardi nello specchio il mattino, contro nessun altro. Per me va benissimo, ragazzi, che usate queste figure come fonte motivazionali, ma per favore non utilizzate questi modelli come modello fisico. Voglio diventare come loro perché è impossibile. A parte che ognuno ha la sua propria genetica, ognuno ha uno stile di vita diverso. Tutti questi modelli che vedete comunque, che a volte me li mandate, cioè, ragazzi, dovete sapere, la maggior parte sono tutti sotto steroidi, d'accordo? Questi ci campano queste cose, ma prima o poi la salute se ne va. Come ho detto, quando si è giovani ci sentiamo tutti immortali. Posso prendere questo, posso prendere quell'altro, e sei sicuro che non ti succederà niente, mentre la realtà dei fatti è ben diversa, d'accordo? Come ho detto, a noi della salute ce ne importa solamente quando se ne va, e quando se ne va la maggior parte delle volte è troppo tardi. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate del video, lasciate un like se vi è piaciuto, a me fa sempre molto piacere, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi. Io, ragazzi, vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti, ciao!